Ciao ragazzi, bentornati. Visto che non so esattamente dove diavolo c'è da andare, io ho fatto un giro di farming in Old Yarn e comprerei questa chiave del cancello. Però questa chiave del cancello della piazza rotonda della cattedrale. Boh, vabbè, vedremo dove andare. Cathedral Ward. Nella piazza centrale. Quindi, vediamo se questo. Allora, questa è già aperta, bene, ottimo. Ma allora che chiave abbiamo comprato? La piazza centrale. Forse quel cancello lassù. Dobbiamo riammazzare Ciccio Pailano qui. Non c'ho molta voglia, però. Tanto non è che non c'ho voglia, sono un po' handicap. Aiaiai, che male. Eccolo! Abbiamo associato il cancello principale. Questo cancello principale però, bene amato, non mi sembra forte una zona molto meno. Oh, no, prego! No! Dunque va bene mostri, ma non capisco perché ci devono essere creature gigantesche.
a vedere se non c'ho più da sconfiggerlo, almeno un pechegno in meno. Sì, beh. Ah, coltello avvelenato. Se andiamo al lancio. Ehi. Preferisco di certo al fetore del sangue e delle belve. Cosa c'è dunque? Durante la caccia non lavoro. E poi questo non è posto per una signora. Non vorrei rovinare la tua reputazione. Ah, mamma. Che mi fa tanto però, eh. Beh, immagino che questo sia un vestito da donna comunque.
Non è che proprio mi faccia impazzire. Però abbiamo un set nuovo almeno. Siamo molto, molto grati per la chiesa e per tutto ciò che fa per noi. Siamo infinitamente grati. Sì. Sia lode a te, sia lode all'intera dannata chiesa. E buona fortuna nella caccia. Buona fortuna. Beh, un bello meno. Un po' di rumore, conviene stare abbastanza allerta. È schifo. Bestia in meno. Io questa parte qui l'ho aperta con quell'oggetto, quindi immagino sia una zona facoltativa. Però guardiamo il punto di vista del cancello con una parola chiave, cioè guardate. Io da dove sono venuto? Io sono venuto da là, tipo. Esatto.
Molto bene. Proiettili 10 addirittura. Qui sono da quest'altra parte del cancello. Bestia. Simpatico anche dire che devi livellare con questa posta qui, quindi è una scorciatoia. Beh, oh mamma. Oh, sei mi piatta. Sì, c'è un po' da esplorare, un po' troppi posti. Henrietta, Henrietta, ce ne andiamo, ce la per dopo, Henrietta. Però mi sembra che si può più, eccolo. Oh yes. No, fuggire, shock. Ok, esatto. È estremamente importante aver aperto questo cancello.
Qui non c'è niente. Ok, penso che potremmo sfruttare l'occasione per poi vedere. Qui ricordiamoci, abbiamo visto un oggetto. Qui ci sono delle scale molto interessanti. Questa occasione per fare due livellini. Bentornata. Che cosa desideri? Molto Desidero bene. Lasciami. un po' di livelli. Io che mi sono un po' Addio, che stufato. tu. Trasciniamo un paio di bestie. Ma io avevo preso un calcio per caso? No. Mi sa che la pelle, c'è dentro anche la porta, vuole essere. Un po' indeciso se andare a... come dice? Ah, la cacciatrice! Questo luogo è sicuro. Resta qui quanto vuoi. Ma quando sarai di nuovo a caccia, rammenta la mia richiesta. Se trovi dei superstiti sani di mente, di loro di rifugiarsi alla cappella, perché qui non c'è nulla da temere. Andiamo a vedere di qua cosa c'è di bello. Grandezza impavione, me la facciamo, di che non mi fido. Oh, trofeo guadagnato.
Contatto Roma, allora. Sembra segreto lasciato da Carina, maestra di Verona. No, non legge. Aumento fiale massimo 1. Però ricordiamocelo. Ora, lui non mi diceva di salire qui sopra. Saliamoci. Ah, è male.
Vabbè, sopra c'è qualche altro, si sente. Ma questo non deve andare a finire. Ma il cielo e il cosmo sono uno. Cavolo. Sembra che ci credo a sparare. Stanno veramente antipati nel turno. No, tutta questa fatica è poi chiusa a chiave. Oh.
Oddio. Ma non è un altro posto di queste inutili. Che giù c'è uno e grugnisce. E da che dove mi butto? E ora? Dai, sono un altro pezzettino. Ah. Belva. Io non...
Ma quindi mi posso trasformare, ma non so come, in che cosa. Una notte di maledizioni, una notte da ricordare. Non sei d'accordo, amica? Minchia, che male. No. Volevo capire dove ero. Ah, se devo riscendere. Ah, attenzione. Bisogna morire un po' troppe volte in questo giochino per proseguire nella storia. Va bene, vedremo poi che cosa succede.